Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei uscirono e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia. Non contesterà, né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia, e nel suo nome spereranno le nazioni. In questi pochi versetti vediamo alcuni passaggi importanti della vita di Gesù. Aveva appena parlato della questione del sabato, affermando che il figlio dell'uomo, cioè lui stesso, è signore anche del sabato. Aveva detto questa affermazione, i discepoli e i farisei a quel punto però hanno deciso di farlo fuori. Ed è molto interessante l'atteggiamento di Gesù. Gesù si è reso conto di questa intenzione da parte dei suoi avversari, che diventano sempre più ostili nei suoi confronti. Ma quando lui si rende conto che vogliono farlo fuori, lui comincia a guarire, lui comincia a imporre le mani e non solo, dice alla gente, invita alla gente di non divulgare i fatti compiuti da lui. E a quel punto compare questa profezia che parla proprio di questo. Lui viene presentato come il servo del Signore, il servo scelto nel quale e sul quale Dio pone la sua compiacenza, il suo compiacimento. E su di lui viene posto anche lo spirito particolare per annunciare a tutti quanti il senso della giustizia. E dice tutto quello che lui compirà nella vita degli uomini non sarà perché tanto perché vengano divulgati, non saranno cose spettacolari, non è in questo senso che avviene la sua missione, le sue azioni, ma anche nel segreto, anche nel nascondimento. E viene pronunciato il suo nome in questa piccola profezia che viene riportato, dice: nel suo nome spereranno tutte le nazioni. Molto interessante anche il fatto del nome di Gesù, che vuol dire Dio salva, e di fatto sono azioni che lui sta compiendo in questo momento nella vita degli uomini, soprattutto in un momento molto particolare. Vogliono farlo fuori. E lui comincia a salvare dall'altra parte, nel suo nome. Il Nuovo Testamento, sul nome di Gesù, dice proprio questo: non c'è sotto il cielo altro nome dato, consegnato agli uomini, nel quale è stabilito che noi possiamo essere salvati. Noi in quel nome ci salviamo. Di fatto, ripeto, il nome di Gesù vuol dire Dio salva, e lui raggiunge la nostra vita in quanto servo, in quanto salvatore, in quanto Dio impone su di noi la sua mano e in questo modo ci guarisce e salva la nostra vita. È sempre così. Amen.